Ciao a tutti, la nostra Skibana. Oggi parliamo di un argomento che sicuramente interesserà molti di voi, ovvero come si scia sul ghiaccio, o meglio, come si scia sulla neve ghiacciata, perché noi in pista non troviamo mai il ghiaccio, quasi mai il ghiaccio, fortunatamente, però troviamo, soprattutto in questo periodo, in primavera, troviamo della neve ghiacciata. In questo video vi spiegherò che la neve ghiacciata non è tutta uguale, vi spiegherò come si forma, perché si forma, perché è difficile sciare sulla neve ghiacciata, e alla fine vi darò anche qualche consiglio tecnico riguardo come si scia, come poter sciare su questo tipo di neve. Iniziamo cercando di capire che cos'è la neve ghiacciata. Ora, la neve contiene una certa quantità di acqua, contiene sempre una certa quantità di acqua. Questa quantità di acqua, insieme anche alla quantità di aria, ne determina la densità. Che cos'è la densità della neve? È il suo peso in rapporto al volume, si misura in chilogrammi per metro cubo. Ebbene, sappiate che la neve fresca, quando scende dal cielo e si deposita al terreno, ha una densità che varia da 20 kg per metro cubo fino a 200 kg per metro cubo. Qual è la discriminante qui? È la discriminante soprattutto la quantità di acqua che la neve contiene. Nevi molto fredde, molto asciutte, hanno una densità molto bassa, si può arrivare addirittura fino a 20 kg per metro cubo. Nevi molto bagnate, che cadono con temperature vicino allo zero, possono arrivare a 200 kg per metro cubo. Stiamo parlando di neve fresca. Poi ovviamente questa neve viene battuta dai gatti, e quindi la sua densità aumenta tantissimo. Perché? Perché i gatti praticamente eliminano gran parte dell'aria contenuta nella neve, che viene compressa, e quindi la sua densità aumenta. Io non ho trovato nessun valore di riferimento riguardo la densità della neve che troviamo in pista. Ripeto, se c'è qualche esperto in nivologia che lo sa, ce lo dica nei commenti. Però in linea di massima credo che possiamo considerare come 500 kg per metro cubo un valore verosimile. Perché dico questo? Perché ho trovato il valore della neve artificiale, che è 400-450 kg per metro cubo. La neve artificiale, non so se avete mai sciato sui cumuli di neve artificiale, io quando capita lo faccio spesso, è neve che praticamente è già compattata, è già battuta, contiene pochissima aria al suo interno, i gatti quindi la devono sostanzialmente spargere, che ha una densità molto molto maggiore rispetto alla neve fresca, ha una densità simile a quella che poi ritroviamo in pista, quindi possiamo prendere come valore di riferimento 500 kg per metro cubo. Ovviamente questo valore di 500 kg per metro cubo, che ripeto è ipotizzato, può aumentare fino a un massimo di 900 kg al metro cubo, 900 e qualcosa, che è la densità del ghiaccio puro, che ovviamente non troveremo mai in pista, perché le piste non saranno mai esattamente come delle piste da pattinaggio. Però si può sicuramente arrivare vicino ai 900 kg al metro cubo in determinate condizioni, che fortunatamente non vengono mai, non si trovano praticamente mai in pista, ma possiamo trovare tutte delle situazioni intermedie. La discriminante è la quantità di acqua che contiene la neve, perché la neve contiene anche dell'acqua. E quando è che contiene tanta acqua la neve? In primavera soprattutto. Perché? Perché durante il pomeriggio la neve inizia a fondere, quindi una parte di neve si trasforma in acqua, quindi la neve si arricchisce in acqua, poi viene battuta dai gatti. Di notte le temperature vanno sotto zero, se le temperature vanno sotto zero, negli ultimi tempi vanno sempre meno sotto zero, comunque se le temperature di notte vanno sotto zero, che cosa succede? Questa acqua diventa ghiaccio, e quindi la neve diventa sempre più ghiacciata, ok? E man mano che la percentuale di acqua aumenta, aumenta la densità della neve ghiacciata e aumenta sempre di più la difficoltà di sciare su questo tipo di neve. E adesso vedremo il perché. Perché è difficile sciare su neve ghiacciata? Beh, presto detto, perché la neve ghiacciata banalmente tiene meno. Ma cosa vuol dire tiene meno? Ora, noi per fare la curva abbiamo bisogno di generare una forza centripeta, per farlo abbiamo bisogno di un supporto laterale, per generare questo supporto laterale abbiamo bisogno di scavare un solco nella neve con le lamine degli sci. Più profondo è questo solco, più appoggio laterale avremo. Ovviamente più dura la neve, meno profondo sarà questo solco, quindi meno appoggio laterale noi avremo, e più probabile sarà che lo sci esca da questo solco e quindi ci scappi e parta per la tangente. Come vi ho accennato in precedenza, dire nevi ghiacciate vuol dire tutto o niente, perché esistono nevi ghiacciate facili da sciare, nevi ghiacciate impossibili da sciare. Per esempio, quelle impossibili da sciare sono le nevi barrate, preparate da Coppa del Mondo. Che cos'è la barratura? È un'iniezione di acqua in profondità, si crea uno zoccolo di neve ghiacciata molto 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 dura, non so quale sia la densità di questa neve, ma
Secondo me si arriva sugli 800 kg per metro cubo, anche qui se c'è qualcuno esperto lo dica nei commenti. Comunque su questo tipo di neve è praticamente impossibile sciare per qualunque turista, ma anche per moltissimi maestri di sci, me compreso. Bisogna veramente essere abituati, allenarsi molto su questo tipo di superficie, avere anche attrezzature particolari, sci preparati in modo particolare. Spesso e volentieri in Coppa del Mondo magari non barrano la pista, ma la innaffiano. Che cosa significa innaffiare? Significa letteralmente innaffiarla con gli idranti, significa praticamente simulare una pioggia. Quindi questa è una situazione che potremmo anche trovare in pista normalmente. È successo per esempio la scorsa settimana al Corno alle Scale, è piovuto il giorno prima, poi di notte ha fatto freddo, il giorno dopo c'era la pista praticamente barrata. Era praticamente impossibile sciare su questo tipo di pista e quindi c'era una gara, hanno dovuto posticiparla e la gara è iniziata, non mi ricordo quando, alle 11 o a mezzogiorno, insomma quando questa neve ha cominciato un po' a fondere. Queste situazioni sono rare ma possono capitare, soprattutto in primavera inoltrata. Sciare su questo tipo di neve è veramente molto difficile. Mi è capitato il 15 marzo, dopo vi faccio vedere anche qualche video, quando alla fine del video vi darò alcuni consigli tecnici. Adesso veniamo ai consigli tecnici che vi voglio dare riguardo come sciare sulle nevi ghiacciate. Perché, ok, spesso e volentieri la neve poi trasforma durante la giornata e si forma con la pappetta, che è molto piacevole da sciare, molto facile da sciare, ma non sempre avviene questo. Per esempio, se arriva una gelata e rimane freddo tutto il giorno, la neve rimane ghiacciata tutto il giorno, non fonde neanche nelle piste più esposte al sole, e lì noi dobbiamo sciare su questo tipo di neve tutto il giorno. E in ogni caso al mattino presto avremo questa neve ghiacciata e dobbiamo provare a sciare su questa neve, difficile. Ora, ovviamente su questa neve sceremo peggio, come sceremo peggio e ci divertiremo meno su qualunque tipo di neve. Uno può essere bravo finché vuole, ma anche per un atleta di Coppa del Mondo, anche un atleta di Coppa del Mondo riconoscerà che esistono nevi più divertenti da sciare e nevi meno divertenti da sciare. Quindi a parità di livello vale per tutti che una neve ghiacciata è meno divertente rispetto a una bella neve compatta invernale, così come la pappa che si forma pomeriggio in questo periodo non è divertente, non è altrettanto divertente da sciare rispetto a una neve più compatta. Quindi, detto questo, quando troviamo condizioni difficili di neve, ok, possiamo prendere su e andare a casa, oppure possiamo rimanere lì e fare il massimo che riusciamo a fare. Io vi consiglio di fare questo perché, ok, vi divertirete meno, ma sicuramente imparerete tanto, ok? Quindi prendetela come un'ora di lezione, sciare un'ora sulla neve ghiacciata o un'ora sulla neve pappa, o comunque sciare su nevi brutte non è particolarmente divertente, ma sicuramente vi insegna tanto, e lo stesso vale per le nevi ghiacciate. Quindi veniamo ai consigli che voglio darvi. Voglio darvi alcuni consigli riguardo qualcosa che dovete fare, ma soprattutto vi voglio spiegare quello che non dovete fare. Sulla neve ghiacciata non dovete cercare di forzare aumentando a dismisura la pressione sullo sci esterno, quindi non andate a spingere attivamente sullo sci esterno, non andate a cercare l'aumento della presa di spigolo col ginocchio, ok? Se volete aumentare la presa di spigolo, cosa giusta da fare, sullo sci esterno, agite solo col piede, ma non andate a mettere dentro troppo il ginocchio, come vi faccio vedere in questa immagine. Quindi ok la pronazione del piede, ma non andate con l'anca, con l'inguine, a forzare questo movimento di inclinazione della tibia portando dentro il ginocchio. Perché? Perché in queste situazioni lo sci potrebbe prendere in modo brusco, scartare in modo brusco, e il vostro ginocchio sicuramente non ne gioverebbe. Questa operazione può risultare rischiosa, perché sul ghiaccio, quando lo sci vincola in modo molto forte e non c'è alcuno sbandamento, quando lo sci prende, quando la lamina incide e si pianta, poi rimane lì e quindi lo sci scarta in modo violento, e farlo in questo modo dal punto di vista biomeccanico non è sicuramente il massimo. Quindi non forzate il movimento di inclinazione dello sci utilizzando il ginocchio che va verso l'interno. Usate senz'altro il piede, andate a cercare magari di esaltare la pronazione del piede, ma senza portare dentro troppo il ginocchio. Non cercate di spingere in modo attivo
molto forte sullo sci esterno, per lo stesso motivo, perché lo sci potrebbe uscire dal solco in modo repentino, e se ci avete messo tanto carico sopra potrebbe scapparvi via appunto in modo repentino, e potreste trovarvi con un eccessivo carico sullo sci interno, e se avete il ginocchio piegato questo può risultare rischioso. È meglio essere leggeri sul ghiaccio. Ovviamente dovete provare a incrementare il carico sullo sci esterno mantenendo un po' più leggero lo sci interno, ma senza esagerare. Dovete comunque cercare di essere leggeri. Quello che potete cercare di fare è utilizzare meglio lo sci interno, quindi ok, lo sci interno è leggero, così avrete più carico sullo sci esterno, ma lo sci interno cercate di tenerlo sul suo spigolo, quindi cercate di tenere il ginocchio interno un po' fuori, quindi cercate di inclinare la tibia dello sci interno, cercate di supinare bene il piede, andate a cercare la lamina dello sci interno, andate a cercare di far lavorare anche la lamina dello sci interno, ovviamente senza metterci il carico sopra, deve essere leggero, ma dovete sentire che la lamina lavora. Per farlo potete fare questo esercizio, andate a fare scivolare gli sci lateralmente, quindi vi mettete in posizione perpendicolare rispetto alla massima pendenza e poi cominciate a fare scivolare entrambi gli sci, tenete l'interno leggero, tenetelo sul suo spigolo, ma dovete sentire che lavora anche lui, che gratta anche lui la neve, sarà molto facile sentirlo quando la superficie della neve è ghiacciata. A questo punto, mentre sciate, cercate di tenere magari gli sci non troppo vicini, cercate di differenziare bene i carichi tra lo sci esterno e lo sci interno deve essere leggero, ma soprattutto deve essere sul suo spigolo e dovete sentire che lavora anche lui. Quando voi sarete in questa condizione, vi potrà capitare per esempio che vi scappa lo sci esterno, se non avete messo troppo carico sopra, vi scapperà in modo graduale, cioè riuscirete a sentire che lui sta per scappare, non vi scapperà in modo repentino, ma scapperà in modo graduale, e a questo punto riuscirete a aiutarvi con lo sci interno, e riuscirete a portare a casa la curva aiutandovi con lo sci interno. Vi faccio vedere questa situazione. L'altro giorno, verso il 15 marzo ero al Tonale, dovevo far gigante, non si è fatto perché la neve era troppo dura, perché erano scese tantissimo le temperature di notte e venivamo da tanti giorni di caldo, quindi la neve era infarcita di acqua, è diventata tutta una lastra di ghiaccio, neve ghiacciata molto dura, niente gigante, sono andato a Campiglio a sciare con un mio amico, vi faccio vedere alcune immagini e poi vi faccio vedere questa curva. In questa curva, in questo punto, la neve era veramente tanto dura, era praticamente impossibile sciare in questo punto. Come vedete stavo comunque tirando delle curve sugli spigoli, come vedete con inclinazione inferiore rispetto al solito, quindi sicuramente mi stavo divertendo di meno, ma comunque ho cercato in ogni caso di sciare magari nelle piste dove la neve era un pochino più permissiva, perché ovviamente ci sono dei punti magari dove tirava vento, dove la neve era tanto liscia, altri punti dove c'era un po' di polverina superficiale che consentiva di tenere meglio, ovviamente mi concentravo su queste piste e lasciavo stare le altre. In questa pista che si chiama Nambino a Campiglio la neve era particolarmente insidiosa, in questa curva a sinistra vedete che lo sci esterno mi parte, io vado a cadere sullo sci interno e utilizzo lo sci interno per non cadere e portare comunque a casa la curva. Questo si può fare se lo sci interno è nella giusta posizione, quindi è sul suo spigolo e noi siamo pronti ad utilizzarlo per riuscire a chiudere la curva. Ovviamente questa cosa non è il massimo dal punto di vista tecnico, ma piuttosto che cadere, piuttosto di fare la mega sbandatona, è meglio riuscire a portare a casa la curva in questo modo. D'altronde, se guardate le gare di sci, avrete sentito un sacco di volte Schieppati, il commentatore della Rai, dire che Odermatt spesso e volentieri perde l'esterno ma si salva con l'interno. Ecco, questo è quello che io ho fatto in questa condizione e questo è quello che potete fare quando sciate sul ghiaccio, quindi siate pronti ad utilizzare lo sci interno nel momento in cui l'esterno sentite che scappa, ma per farlo lo sci interno deve essere inclinato, deve lavorare bene, non deve essere troppo vicino allo sci esterno, quindi magari sci un pochino più larghi, soprattutto se siete abituati a tenere gli sci molto stretti, sul ghiaccio tenete gli sci un po' più larghi, lavorate bene con lo sci interno che, ripeto, deve essere leggero, ma nel caso in cui lo sci esterno dovesse scappare possiamo utilizzarlo per portare comunque a casa la curva.
Ultima cosa che vi voglio consigliare, e questo vale soprattutto per quelli che sanno carvare, tutti gli sciatori di livello 5 che sanno già carvare sulle blu e in parte sulle rosse, ma che sul ghiaccio si trovano veramente a mal partito, veramente fanno fatica a carvare sul ghiaccio. Provate a cambiare il vostro assetto antero posteriore, cioè stare un po' più avanti o un po' più indietro. Io per esempio quel giorno ho scoperto che stando un po' più indietro rispetto al solito, io sono uno che in linea di massima spesso e volentieri sto troppo avanti, soprattutto in alcune fasi di curva, comunque ho scoperto quel giorno che stando più indietro riuscivo ad agganciare bene le code degli sci e sentivo un appoggio più solido. Vi faccio vedere per esempio questa curva dove evidentemente sono un po' arretrato in questo cambio di pendenza, però sono riuscito ad arrivare abbastanza deciso, a inclinarmi anche molto e lo sci ha tenuto. Quel giorno lì io ho modificato il mio assetto, mi sono spostato un po' indietro perché sentivo che con questo assetto lo sci teneva meglio. Quindi provate a cambiare il vostro assetto antero posteriore, quindi a stare un po' più avanti, un po' più indietro, e cercate di capire in base anche alle sensazioni che avete sotto il piede qual è l'assetto giusto per riuscire a far correre lo sci sulla lamina in condizioni dove dovete essere molto più precisi dal punto di vista della centralità rispetto a una neve più morbida. In una neve più morbida è più permissiva. Cosa vuol dire? Che ci consente di posizionare il carico sotto il piede più avanti o più indietro, ma lo sci comunque carva lo stesso. Più la neve è dura, più questo range di posizionamento del carico sotto il piede si restringe, quindi dobbiamo essere più precisi e quindi dobbiamo andare a cercare quel punto che ci consente di portare gli sci sugli spigoli, di mantenere lo sci all'interno del solco, all'interno del solco che lui genera, quel solco piccolo che lui genera nella neve ghiacciata, lungo tutto l'arco di curva. Bene, direi che anche per oggi è tutto, fate le vostre domande e le vostre considerazioni nei commenti, qui trovate altri due video se avete voglia di guardarli, skiban.it per l'analisi video e lezioni di sci online. Noi ci vediamo alla prossima, come al solito mi raccomando, casco in testa ben allacciato e gas aperto, sempre.